sapete bene che adoro parlare con i maestri di bottega e ne abbiamo qui uno oggi. Si chiama Claudio Mingione ed è un parrucchiere, coiffeur. Claudio, questa è il suo studio, la sua attività. Ciao Claudio. Ciao. Claudio, innanzitutto complimenti, noi abbiamo parlato anche fuori onda, hai anni, decenni di esperienza nel settore. Una tradizione la tua, ecco, raccontacela. La mia tradizione è praticamente questo negozio che io gestisco anch'io da tanti anni, l'ho ereditato da un mio zio, il quale poi il suo padre era lui stesso parrucchiere, quindi era un'età di 80 anni come attività. Eredità di famiglia in questo senso. Sì, diciamo nipote d'arte. È nipote d'arte, sì, diciamo invece di figlio nipote d'arte. Sì. È giusto così. Sì. Quindi da quanti anni esiste questo tipo di attività, questa tradizione? Sono dal 1936. Ah, quindi insomma quasi 80, anzi più di 80 anni. Più di 80 anni, beh caspita, è una gran bella tradizione. Infatti, siamo anche conosciuti molto all'estero perché entrando in una zona... È un marchio di fabbrica. Sì, perché stando vicino a una zona dove ci sono molti alberghi, vicino alla stazione Termini, quindi c'era... gli stranieri vengono, sì, da te. Sì, sì, perché sì. Lo diciamo, il negozio, lo studio potremmo anche dire di Claudio è a via Montebello 15, zona Macao, quindi sempre diciamo nel centro, nel cuore di Roma in questo, sì, senso, sì. E parlando della tua attività invece, coiffeur Claudio da quanto tempo è che esiste? Sono 35 anni che ho un'attività. 35 anni, sì, di attività, raccontaci, sì, un po' com'è nato. È nato che la passione, sempre da piccolo andavo affascinato. A fare un momentino mio zio al negozio. Eri affascinato dall'attività. Mi ha affascinato questa cosa, poi ho iniziato a lavorare in centro. Come garzone di bottega? Sì, per forza, una volta si iniziava solo come garzone di bottega. Come è giusto che sia, secondo me. Sì, da una parte sì, è giusto anche che i ragazzi giovani studino. È vero, però non vuol dire che nel tuo mestiere non si studi, bisogna sempre tenersi aggiornati. Senz'altro, se vuoi quindi... andare... Io mando sempre questo messaggio. Se non mi aggiorno. E infatti, neanche nei mestieri più pratici, sì, bisogna sempre comunque studiare per tenersi aggiornati. Certo, certo. E poi di lì, partendo come garzone di negozio, ho lavorato molti anni in centro, poi sono diventato maestro dell'Accademia Romana Conciatura, direttore dei corsi dell'Accademia Romana Conciatura. Quindi hai fatto anche corsi? Sì, sì, li ho fatti tantissimi, tuttora adesso mi vado ad aggiornare quando capita, me li scelgo, ormai non faccio più come una volta che andavo a tutti i corsi. Certo, bisogna adesso anche trovare il tempo. Poi il tempo, poi scelgo proprio il personaggio che mi può interessare, altrimenti vado su internet. E... È come tutti, insomma, si aggiorna anche su internet. Perché internet è pieno di notizie e di idee. Proprio. Assolutamente, è vero, bisogna anche saper cogliere le idee che provengono, sì, da un po' tutto il mondo, però complimenti, tu sei stato anche insegnante, quindi sì, hai insegnato, sì, anche, sì, a molta gente ad essere, sì, parrucchiere. Sì, 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 tantissimi ragazzi pieni di voglia di lavorare. Ma ce ne sono ancora? Che sì, vogliono fare i parrucchieri. Sì, sì, ce ne sono. Ragazzi e ragazze. Non voglio dirlo perché dopo. Ma lo diciamo, dai, siamo qua a Radio Bainai. I giovani purtroppo sono un po' legati al franchise. Al franchise, e lo diciamo, Purtroppo li penalizza un po'. Questo secondo me. Non sviluppano la loro indipendenza in questo qualsiasi senso. Non si identificano, non hanno una loro indipendenza, ecco, in questo senso, ecco, un'identità anche, ecco, nel loro mestiere. Non ce l'hanno perché devono seguire giustamente come è giusto che sia. Perché la società impone, diciamo, alcuni. Sì, lei se va a comprare una maglietta qualsiasi, un franchise qualsiasi, la deve trovare sia a Milano che a Roma, a Palermo. Ah, è vero. È così, forse anche i capelli anche deve per trovare i capelli. A Roma, a Milano. Quindi perde un momentino la personalità, per me, tendiamoci un po'. Ma è un concetto interessante, andrebbe esplorato, dovremmo fare quasi una puntata a parte dedicata magari a questo argomento. Magari. Però effettivamente sì, abbiamo tirato fuori un bel argomento, ma questo non vuol dire comunque la gente che ha voglia di imparare non c'è, anzi c'è. Sì, sì, c'è, forse dovrebbe essere un po' invogliata, perché adesso si parla solo di internet, di lauree, di, come ripeto, non voglio... Non sminuiamo chiaramente i percorsi, ecco, di studio. Però non si parla mai dell'artigiano come un'attività che poi rende anche molto presto. È vero, assolutamente sì, forse perché, rende più quella in realtà. Capito, questi ragazzi non lo vogliono capire, che
a 18 anni puoi guadagnare più di quello, e più che loro, forse appena si laurea. È proprio la società che non permette a loro di capire che effettivamente fai il parrucchiere, come dire, fai una professione, o se permetti, Claudio, è la società che certe volte ci impone, anzi ci lascia credere che effettivamente non sia importante una delle cose più importanti nella vita, ovvero saper fare qualcosa, certo. Perché poche persone al mondo possono dire io questo lo so fare, e quando tu sai fare una cosa, dopo che lo fai per anni, che hai esperienza, queste cose mancano nella nostra società, società italiana che fino a qualche decennio fa si fondava proprio sulle persone che sapevano fare qualcosa. Il parrucchiere sapeva fare il parrucchiere, il gommista sa fare il gommista, per dire, ripeto sempre, il falegname, tutti fanno i mestieri più pratici, ma questo non vuol dire che non sono mestieri che non vadano studiati, così oggi come allora bisogna sempre tenersi aggiornati e studiare, certo, anche nei mestieri più pratici, certo. Molto bene. Voglio dire che siamo un negozio, un'attività che va molto forte per le colorazioni, per i tagli, per le acconciature. Pubblico femminile o anche maschile? No, anche maschile. Anche maschile, c'è una fetta sostanziosa di clientela maschile? Sì, una buona fetta, sì. Una buona fetta, diciamo un 25-30%? Sì. Quindi uno su quattro è un maschietto? Sì. Ci può stare. Ci può stare, siamo contenti. E poi, come abbiamo detto, sei specializzato in colorazioni e taglio. Acconciature da sposa, anche da cerimonia, sposa, da cocktail, da serate, pettinature, cioè facciamo di tutto. È molto interessante. È una professione che a noi, come si sente, piace moltissimo. Dico a noi perché con me lavora nel momento anche mia moglie. Fino a poco tempo fa c'erano anche due ragazze che fanno molto, forse riprenderemo di nuovo questo discorso. E insomma, gestione familiare con tanta passione. Sì, quella sempre. Con tanta passione, quindi se dovete partecipare a un evento e vi sembra un'acconciatura fatta a dovere, qua Fer Claudio, 35 anni e più di esperienza, dovete andare da lui, questo lo dobbiamo dire, facciamoci un po' di pubblicità, Claudio. Grazie. E dove trovarlo, ripeto, via Montebello 15, zona Macao. Poi, se volete mettervi in contatto con lui è sempre aggiornato, quindi vi risponderà anche via email a mingione_claudio@libero.it, oppure potete telefonare al numero 06 48 83 115, ripeto 06 48 83 115. Claudio, vogliamo mandare un messaggio o salutare qualcuno prima di concludere l'intervista? Saluto tutti i miei clienti che sono molto affezionati, anche quelli futuri, giustamente, e un bacio a mia moglie. Certo, è giusto così, che bello, è romantico, Claudio. Ma è giusto così, andate a casa e baciate le vostre mogli se le avete, chiaramente, altrimenti le vostre ragazze, oppure se siete narcisisti sbaciatevi allo specchio. Ecco, va bene. Va bene anche così. Dai, si ride e si scherza. Claudio, è stato davvero un grande piacere parlare con un maestro come te, perché grazie, maestro tu sei. Grazie mille.